viene in mente, guardando all'Europa che, e parlando e sottolineando il fatto che, come dice lei, l'Europa non gode più dei favori dell'opinione pubblica, mi domando se l'Europa non è vista dalla politica tradizionale, parlo di destra e sinistra, tra i direttori della destra e della sinistra tradizionale, come un fenomeno, come un processo, diciamo, di contendibilità politica, e pertanto è tutto indistinto, e quindi la logica del conflitto destra-sinistra, che sembrerebbe essere scomparsa a livello europeo, possa aver fatto disamorare le opinioni pubbliche. Lei cosa ne pensa di questo? Io ho una risposta spinelliana, cioè che mi viene dalla lettura del manifesto di Ventotene e da quello che è stato moltissimo che Spinelli ha fatto, e cioè che la linea distintiva che deve passare all'interno dei singoli paesi, all'interno dell'Europa, è che deve essere non più tra sinistra e destra, ma coloro che vogliono un'Europa politica federata e coloro che invece vi si oppongono. E gli oppositori li vedo tutti. Vedo meno bene coloro che vogliono davvero questa Europa politica federale. Secondo, vedo però, se rimaniamo su destra e sinistra, vedo che c'è purtroppo in quasi tutti i paesi europei un pezzo di sinistra che non si è trasferita ai miei bagagli, come avrebbe secondo me dovuto fare in una visione politico federale dell'Europa, che la sinistra è storicamente internazionalista. Non si capisce perché debba saltare il passaggio europeista. Deve essere europeista perché quello è il luogo di produzione di pace e di prosperità. Vedo questo come molto problematico oggi, e mi chiedo se non sarebbe meglio che in questi processi decisionali complessi che lei ci ha descritto emergesse con chiarezza qual è la posizione, chiamiamola pure progressista, e qual è la posizione conservatrice, quella che dice cambiamo il meno possibile. Ecco, questo lo si vede poco. L'Europa ha cercato di, il termine inglese sarebbe muddling through, e quindi di fare questa operazione che dico io, invece di fare un'operazione di scontro con un'estrema chiarezza su alcune tematiche che non distruggono necessariamente l'Unione Europea, ma che rendono più visibile quali sono i momenti di svolta. Bisognerebbe risollecitare tutti i popolari democristiani che hanno avuto una visione europeista, che bisogna necessariamente andare in una direzione che produca maggiori informazioni, ma che queste informazioni qualche volta vengono fuori anche da conflitti di idee, conflitti di politiche pubbliche, conflitti di visioni. Anche un conflitto di visione è accettabile, e questo produce naturalmente maggiore interesse da parte dell'opinione pubblica e fa, come dire, la fa muovere a cascata, cioè si arriva ad un certo livello, ma se c'è lo scontro probabilmente cascano altre opinioni che raccolgono altri elementi dell'opinione pubblica nei singoli paesi. Questo secondo me è mancato, mentre all'inizio, per un lungo periodo di tempo, diciamo quantomeno fino ai trattati. Dopo il Trattato di Lisbona, secondo me c'è stato una specie di quieta non movere che non ha giovato all'Europa e non ha giovato naturalmente neanche alle opinioni pubbliche o all'opinione pubblica. Però ricostruire i partiti mi pare un'operazione difficile. Ci si aspetterebbe che provino a farlo gli europarlamentari, mentre le loro aggregazioni sono solo a fare gruppo e non invece poi a fare politica nel territorio europeo e non solo nei singoli stati.